Facciamo sentire invece adesso il segretario generale della FIOM che commenta il piano di investimenti per Mirafiori, smorzando però ogni entusiasmo per la decisione presa ieri da Marchionne. Il problema di garantire un futuro a Mirafiori, a Torino e alla componentistica con questo investimento non è risolto. Siamo a una questione ancora aperta e per quello che ci riguarda, siccome oltre a Mirafiori è aperto anche il problema di Cassino, è ancora aperto il problema della chiusura di Termini Merese, si chiude Irisbus, in tante altre realtà, compreso Pomigliano, metà dei lavoratori in cassa integrazione, noi ribadiamo la necessità che il governo, il presidente del Consiglio in prima persona, convochi un tavolo per discutere seriamente, così come è stato fatto negli altri paesi europei, dagli altri governi negli Stati Uniti, di programmi, perché i programmi sono fatti non di annunci, ma di impegni seri, di modelli precisi, di quantità di investimento e di risposte occupazionali, perché noi non vogliamo che neanche un posto di lavoro vada perso e che neanche uno stabilimento venga chiuso. La cronaca adesso che ci porta ad Avellino.